C'erano una volta due poveri taglialegna, marito e moglie, la cui unica ricchezza, se si può poi chiamarla ricchezza, erano 13 figli. 13 figli in scala come le canne di un organo. Questi genitori, però, erano molto poveri e la loro principale preoccupazione era quella di procurare cibo per quelle 13 bocche costantemente affamate. Insomma, per quei poveretti apparecchiare la tavola era davvero un pensiero. Per giunta, l'ultimo nato era gracile, misero, ma in cambio intelligentissimo, e poiché era il tredicesimo, l'avevano soprannominato Tredicino. Una sera il marito, quando tutti i bambini erano a letto, prese a dire alla moglie: «Moglie mia, l'annata è stata assai brutta. Nella dispensa non c'è neanche un poco di pane. Non ci resta che una soluzione: abbandonare i nostri figli al loro destino». I nostri figli. Oh, lo so, che è una tremenda soluzione. Ma qui con noi morirebbero lo stesso di fame e per giunta sotto i nostri occhi. Ma come troveremo il coraggio di lasciarli soli? Magari nel bosco pieno di pericoli, non arriverebbero neppure a sera. Sarebbero mangiati dai lupi. Oh, senti, io non ho il cuore di lasciarli, ma sono la loro madre, no? Vedi anche tu la nostra miseria. Domani non sapremo che cosa dar loro da mangiare, e poi sono sicuro che ci sarà qualcuno che verrà loro in aiuto. Tredicino aveva però non visto e per caso ascoltato tutto e tornato a letto cominciò a pensare al da farsi. Raccoglierò dei sassolini domani prima di partire senza farmi vedere. Mi serviranno dopo, al ritorno, per ritrovare la strada. Il mattino seguente, infatti, il povero taglialegna entrò con i 13 figli nel bosco. In un bosco così fitto, bambini così fitto che dopo 5 passi non si riusciva più a trovare la strada del ritorno. Bambini, aiutatemi a raccogliere la legna che trovate per terra. Faremo delle fascine da vendere al mercato. Oh sì, babbo! E noi ti aiuteremo! Sì, che ti aiuteremo! Quando vide, dopo un poco, i figli intenti al lavoro, il pover'uomo si allontanò con la morte nel cuore e li abbandonò. Passarono le ore e i bambini verso sera cominciarono a chiamare il babbo per tornare a casa. Babbo, dove sei? Ho fame, voglio la mamma! Ho paura, è buio e anche tanto freddo. Perché non rispondi, babbo? Dove ti sei nascosto? Quando si avvidero che il loro babbo non c'era proprio più, cominciarono a piangere a calde lacrime e fu allora che intervenne Tredicino. Mamma, babbo, perché ci avete lasciato? Mamma, babbo, mamma, babbo! Non abbiate paura. Torneremo dal babbo e dalla mamma. Venitemi tutti dietro. Ho seminato lungo la strada tanti sassolini che ci insegneranno la via del ritorno. Ma ahimè, bambini, la notte era scesa, si può dire improvvisamente, e oltretutto si stava scatenando un terribile temporale, tuoni, lampi, acqua a catinelle. I poveri bambini, bagnati fino alle ossa, cominciarono a piangere. Ma guidati da Tredicino, l'unico a non essersi perduto d'animo, gira di qua, gira di là, finirono per giungere ad una casa. Bussarono tremanti. Una donna: «Che cosa volete, bambini? Oh, come siete carini, ma siete tutti bagnati!» E Tredicino: «Buona donna, aiutateci voi. Io e i miei fratellini ci siamo persi nel bosco. Lasciateci dormire nella vostra casetta!» E la donna: «Ah, bambini miei, dove siete capitati? Ma sapete che questa è la casa dell'orco che mangia i bambini?» E Tredicino: «Ma che cosa possiamo fare noi, signora? Se non ci date ospitalità, i lupi ci mangeranno!» E la donna: venite avanti, non posso lasciare al freddo 13 povere creature, anch'io sono una mamma. Anch'io ho 13 piccole orchestine. Sedetevi vicino al fuoco, vi preparo subito da mangiare.» Dopo aver mangiato, la donna li nascose in un armadio.
poiché si avvicinava l'ora del ritorno dell'orco, e infatti di lì a poco si sentì bussare con forza. «Apri, moglie! Apri che sono tutto bagnato! C'è un tempo da lupi e ho una fame, ma una fame! Che paura, bambini!» Sulla porta comparve un omone grande, grosso, con il naso rosso rosso e gli occhi minacciosi. Era proprio l'orco che mangiava i bambini. «Apparecchia, moglie! Ma perché stai lì nell'angolo? Vieni avanti! Su, raccontami!» «Ah, ho capito!» «Ucci, ucci! Sento odor di cristianucci!» «Ucci, ucci! Tu hai in casa dei bambini!» «Eh sì, sento il loro odore! Sento odore di carne giovane!» «E la donna!» «Marito mio! Non ti posso proprio nascondere niente!» «Ma abbi pietà di loro! Sono 13 poveri bambini soli nel bosco! Non potevo lasciarli fuori!» «Hai fatto bene, moglie, anche perché saranno un pranzetto delizioso. Portameli qui!» «Marito, senti, ti ho preparato un intero montone arrosto. Se vuoi che ti cucini questi bambini, dovrai aspettare un bel po'. Mangia intanto quello che c'è di pronto!» E l'orco: «Giusto, forse hai ragione. Non posso aspettare, ho una tale fame, ma una fame!» Sedette a tavola e cominciò a mangiare a quattro palmenti, e la moglie gli continuava a versare enormi boccali di vino, tanto che di lì a poco l'omone reclinò la testa e cadde in un sonno profondo. La donna si avvicinò ai bambini e disse: «Scappate, scappate finché siete in tempo! Mio marito dorme, ma quando si sveglierà io non potrò più fare niente per voi. Ecco, ecco, prendete i suoi stivali, sono così grandi che ci state dentro tutti, lui non potrà più raggiungervi, sono gli stivali delle 7 leghe, ogni loro passo sono 10 chilometri, via, 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 presto, presto, presto!» Tredicino mise i suoi fratelli in uno stivale e li spedì a casa, mentre lui si diresse con l'altro verso il castello del re. Non vi dico come rimase l'orco al suo risveglio, perché dovete sapere che tutto il suo potere, tutta la sua ferocia, erano riposti proprio in quegli stivali. Sistemato così l'orco e i fratelli, Tredicino arrivò alla reggia e si fece condurre alla presenza del re. Fece un bell'inchino e cominciò a dire: «Sire, con questo stivale potrete fare a meno di tutti i vostri corrieri a cavallo. Dovete sapere che è fatato, fa 10 chilometri con un sol passo. Io ve lo cedo in cambio di una sistemazione per il mio babbo, che, poverino, non sa come mantenerci perché è senza lavoro. È un buon affare, come potete vedere. E il re: mi sembra un buon affare. Ma come mai sei venuto in possesso di questi stivali? Credevo che il suo legittimo proprietario fosse l'orco. Devi raccontarmi come hai fatto.» «Bontà vostra, mio re, io ve la racconterò volentieri.» Così Tredicino dimostrò che, nonostante il suo aspetto e la sua età, aveva un cervellino che funzionava molto bene. Era riuscito a gabbare un uomo 100 volte più grande di lui. E i suoi genitori vissero finalmente felici e contenti, aiutati dal loro figlio più piccolo. Più piccolo sì, ma il più intelligente.